Ragazzi, oggi vi faccio vedere una luna puffosa che sarebbe la luna blu. È da 3 giorni che ascolto questa notizia ed è un evento astronomico, però la luna non è tutta blu, è solo dalle macchie nere. Adesso vi faccio vedere. La vedete? Le macchie non si vedono, però sono blu le macchie, blu le macchie lunari, che sarebbero i crateri, raga. Però il cielo è un po' blu dai suoi riflessi. Sta salendo ed è grande. Adesso ve la faccio vedere. Vedete? La luna è blu. Ora. Si vede blu la luna. L'avete visto il riflesso blu? Sta vedendo un po' rossastra. Sono le macchie che sono blu, raga. Ci sono le nuvole, però alcune se ne vanno. Ah, si stanno iniziando a vedere le macchie, però sono un po' più spostate. Sta vedendo una specie di rossiccio. Ehi, guarda che meravigliosa! Sta diventando più abbagliante! Guarda Raga, ma è fantastica. abbagliante! Peccato che non vi può mettere più a focalizzarlo nel cellulare. Però Ammazza. forse posso riuscire a metterlo a fuoco. A Ma è uno focalizzare spettacolo, uno raga. spettacolo. Io sono il papà di Biagio comunque, e se io savo un po' Pietro, ma è qualcosa di meraviglioso ad occhio nudo. Peccato che non riusciamo a focalizzarla con mio figlio. Però si vede dal telefono che si vede un gran riflessone. Più alta si fa, più riflette. Ah, ho visto che la luna un po' stava ballando. Bella questa cosa che la luna stava ballando. Ma raga, è uno spettacolo. Ma Dicevano che nel veramente. 2034 era la superluna più grande, ed è vero, negli anni sta Ecco, diventando più guardate che grande. macchia blu.
enorme, ad occhio clinico si vede. Peccato che non riusciamo a inquadrarla sul telefonino. Mamma, mi ha tutto un alone blu si è messo, lo vedi il Biagio? E vedi se riesce a focalizzare. Sarebbe una nuvola quella, non è una macchia lunare. Tu dici no, beh, è Sì. blu. No, non è blu, quella è una normale nuvola. C'è una nuvola nera davanti alla luna, però non è un problema, raga. Si può risolvere. Però dal telefono non si vede che c'è una nuvola davanti. Non si vedono le nuvole, è nuvoloso. Se si levassero, sta diventando una specie di un colore così. Se si leva la nuvola davanti, si vedesse Blu. una specie di abbagliore, e poi la luna sta anche ballando un po'. Si vedrebbe, guardate, un pochettino si muove, tipo che fa una danza, raga. Se si levasse quella nuvola, si vedrebbe un Davanti abbagliore. si dovrebbe togliere quella nuvola davanti, si vedrebbe un bel bagliore di blu. Dalle macchie lunari che sono blu, però tutta è rossa, tutta. Raga, sì, si vede. Così non si vede, posso inquadrare. Anche le macchie Dal telefono si vede blu, una specie di blu giallastro. Comunque i suoi raggi sono blu, si vedono. Ora è diventata del tutto blu. Blula diventata. Ora durerà qualche 2 minuti. Scusate se sentite parlare, ma c'è gente. E che ci troviamo nel terrazzo. Raga, vedete, sono su Google ora. Super Luna in tecnico alle 17, la luna blu, che sarebbe tipo rossastra, che c'è il sole. Queste sono 3 fasi: la super luna, poi la luna di colore blu è la luna, e di colore sole. Del sole, che non so di che colori è il sole, ma non è giallo come pensiamo, è bianco dalla terra, però dallo spazio sembra tipo una specie di rossastro.
siciastro o cosa del genere. Qui la superluna alle 17. Questo vedete, questo è Google. Delle 20:37. Grazie, Emma. Ora torniamo alla nostra. Bene ragazzi, non si vede più blu. Ora è normale. Vedete? Ma hanno detto che dal tramonto, che sarebbe che c'è stato già, hanno detto che al tramonto all'alba si dovrebbe vedere una specie di blu. Ma io non mi alzo all'alba, e già l'ho vista. Bene ragazzi, sperando che questo video della luna blu vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao da Biagio, ciao raga.